sacco di acqua. Il torrente Vallone, che attraversa il centro storico, il Piceglia, e l'acqua bianca, che alimenta le cascate dell'Oasi Valle della Caccia, sono affluenti di destra del fiume Siele. Nel mio paese ci sono tanti mulini e frantoi, ora in gran parte abbandonati, che utilizzavano la forza dell'acqua per la bollitura di grano o dell'olio. Nel nostro centro storico c'è un mulino antichissimo, ben conservato e da poco restaurato. È stato costruito tra il 1600 e il 1700 e ha macinato fino agli anni 60. L'acqua del torrente Vallone viene convogliata nella canala che a cielo aperto, che poi passa nella canna e si trova in un'alta torre che serve per aumentare la velocità dell'acqua. L'acqua colpisce la ruota orizzontale che fa girare la macina. Qui veniva messo il frumento che veniva poi macinato dentro la macina, e per macinare più di un quintale di frumento ci voleva più di un'ora. L'acqua di scarico veniva nuovamente immessa nel torrente. I nostri nonni inventarono delle nuove tecnologie che rispettavano l'ambiente naturale. Questo mulino è una architettura che sta bene con il nostro paesaggio. Il nostro paese con queste testimonianze meravigliose. Per noi è il paese più bello del mondo.